Con l'incontro di ieri 14 maggio dal titolo Pellegrini di Speranza, svoltasi al Palasport di Bellizzi, è iniziato il cammino di preparazione della nostra diocesi al Giubileo 2025. È stato un momento di preghiera e di riflessione sul tema della speranza, che ha visto come ospiti Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, Salvatore Martinez, già presidente nazionale del Rinnovamento dello Spirito, e Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e organizzatore e coordinatore del Giubileo 2025. A queste voci qualificatissime e competenti, dice Don Ugo De Rosa, delegato diocesano per il Giubileo 2025 nel presentare gli ospiti, abbiamo chiesto un esercizio di profezia: aiutarci a leggere la nostra società, aiutarci a leggere la carenza di speranza, aiutarci a proclamare l'annuncio che da 2000 anni, dal giorno della resurrezione, si ripete, che è la virtù, la forza della speranza cristiana. E come la Chiesa, attraverso la sua esperienza, ci aiuterà a tradurre la virtù della speranza in questo anno giubilare. E, oltre ad altri temi, proprio di speranza ha parlato Monsignor Fisichella nell'incontrare la stampa. Il mondo di oggi ha profondamente bisogno di speranza. Noi abbiamo bisogno di speranza, quella speranza che non ci delude. Devo dire, nella cultura in cui viviamo, ci dà tante speranze al plurale che possono accontentarci, ma possono tante volte diventare effimere. Sentiamo il desiderio di una speranza molto più grande, una speranza che le abbraccia tutte, che però ci dà maggior certezza e che ci dà soprattutto sicurezza di guardare al futuro con un senso di responsabilità. Il Giubileo è un evento e un'esperienza di conversione spirituale e quindi è un momento di grande esperienza di cui sentiamo l'esigenza, anche perché il Giubileo è determinato dal grande tema del perdono, dell'indulgenza e quindi il bisogno di una speranza che non ci delude, ma soprattutto la certezza di un amore che ci viene incontro perdonandoci è una preparazione immediata. Poi ci sono tante altre forme attraverso le quali siamo in cammino verso il Giubileo. C'è il cammino di tutta la Chiesa, che è un cammino sinodale, c'è il cammino delle comunità locali come questa della Chiesa di Salerno che si è messa in cammino e che anche attraverso questa esperienza cerca di esprimere il valore comunitario e quindi l'esigenza di raccogliere i nostri credenti per essere maggiormente testimoni di speranza. Beh, la speranza riguarda tutti. Nella bolla c'è scritto che tutti sperano. Questa è un'espressione di Sant'Agostino. Tutti sperano, tutti amano e tutti credono. Poi Agostino dice: dipende dal contenuto, dimmi che cosa credi, dimmi cosa speri, dimmi cosa ami e allora cercheremo di entrare in dialogo. Quindi sono convinto che la speranza, soprattutto oggi, è uno di quei contenuti non solo di evangelizzazione per noi credenti, ma è uno di quei contenuti che ci consente di parlare agli uomini e alle donne di oggi con la consapevolezza di essere ascoltati. I giovani che oggi hanno 25 anni a scendere non ci capiscono più, non capiscono il nostro linguaggio, non capiscono il nostro messaggio, perché vivono in una nuova cultura. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che siamo dinanzi a una nuova cultura, che è la cultura digitale, è la cultura che vede questi giovani, questi ragazzi, queste ragazze che nascono, sono dei nativi digitali e come tali ormai hanno un loro modo che deriva dalla cultura in cui vivono. E noi siamo un po' in ritardo da questa prospettiva, mi sembra che per dare loro una risposta abbiamo bisogno di capire di più le loro istanze, di entrare maggiormente nella cultura digitale e soprattutto far conoscere anche, oltre ai grandi progetti, oltre alle grandi positività che questa cultura possiede, far conoscere però anche i limiti che sono presenti e soprattutto anche metterli in guardia da tante trappole a cui spesso si può cadere senza accorgersi.